Questa volta il team Colmich si sposta nell'Agro Pontino, nel comune di San Felice Circeo, a sud di Roma. Una piccola città divisa in due parti, il promontorio, primo elemento a spiccare a colpo d'occhio, e la parte pianeggiante delle spiagge. Il centro storico è rivolto verso il Tirreno ed è un luogo di vacanze balneari di ricercata eleganza. Storia, leggenda e mito si armonizzano perfettamente in questa piccola e antichissima località. Gino Anastasia ha invitato Jacopo Falsini e Valerio Mastracci per una pescata a Bolentino e durante l'attesa Gino ne approfitta per farci fare un tour nella splendida San Felice Circeo. Questo è il cinema intitolato ad Anna Magnani. Alla sua sinistra c'è un pezzo del comune. È un bel vedere sulla nostra piazzetta. Ed ecco, finalmente Jacopo e Valerio. La sede del Fishing Club. Questa è la nostra sede con la bandiera italiana. Però c'è gli stuzzichini anche, ci ha preparato, eh? Sì, un piccolo aperitivo. E l'arco l'abbiamo cercato di conservare. Qui facciamo le nostre riunioni, ecco, ci interessiamo di primo pronto soccorso, di assistenti bagnanti, cerchiamo di dare la nostra opera al nostro bellissimo paesello. Tutto questo è per oggi, per la federazione e per la pesca e anche per la FIOPS da certo. Oggi in poi, no? Certo. Quindi quando vogliamo organizzare qualche cosa, la nostra più ambita disponibilità nei vostri confronti. Grazie Gino. Buonasera a tutti amici pescatori, siamo qua a San Felice del Circeo, ospiti di Gino che da una conversazione con Jacopo ci ha fatto sapere che qualche giorno fa hanno fatto una gara di pesca e sono usciti dei pagelli interessanti, insomma roba simpatica che ha fatto sì che Gino e Jacopo rimanessero d'accordo per una visita in questa zona. Qualche giorno fa c'è stata questa bella competizione, sono usciti qualche pesce veramente interessante e allora l'ho invitato, vieni giù da me, facciamoci una pescata insieme con questi due carissimi amici, vediamo di far conoscere le bellezze del Circeo fuori dall'acqua e le bellezze in acqua del Circeo. Il mare sembra buono, dovrebbe essere calato, ieri sera c'era un po' di vento, stamani un po' meglio. Buongiorno, inizia l'avventura del signor Bonaventura. Stiamo scendendo al porto, il porto del Circeo è questo, e, diciamo ne è stato costruito fine anni 50, inizio anni 60. Essere arrivati sulla zona di pesca, parlando anche con Gino in questo momento abbiamo visto che sarà possibile pescare in scarroccio, che diciamo è stato un po' il dubbio di tutta la serata di ieri perché il vento era abbastanza intenso. Ieri sera soffiamo un vento di 20, 22 e anche 25 nodi le raffiche che non avrebbe reso possibile stamani mattina effettuare lo scarroccio. E Gino, partiremo con, come abbiamo detto, con lo scarroccio. Gli strumenti stanno marcando delle cose interessanti. Ora le canne sono pronte, metteremo la lenza, andremo giù e proveremo a prendere questi aspettati pagelli. È calato questo vento,
è rimasta questa onda residua, onda lunga, che non ci darà sicuramente fastidio, e stiamo facendo un giro per trovare qualche marcatura sull'ecoscandaglio. A Gino non mancano assolutamente gli strumenti, come abbiamo visto stamani, e difatti ci stava facendo vedere che nella strumentazione in questo momento stanno passando delle marcature che potrebbero essere interessanti. Io ho già calato, siccome sono l'ospite non di acqua salata, ma sono di acqua dolce, intanto ho calato per primo. Da noi, quando si cala sulle marcature, di solito qualche... Che dici, Valerio? Jacopo non ha perso tempo, è andato giù subito, giustamente, dice: sono lavorato tutti i giorni, un giorno è solo un barco, voglio pescare. Quello alto? Un bel paraghetto, dai. È Gino. Sì, carino, bello. Questo valore si può ottenere come pezzatura, che sì, dici? Sì. Sì. Pensando che è un pagello, sì. Però è già un pesciottino. Questi sono due piccolini. Un lago, mi pare che questo si rilascia, No, wow. Che t'ha preso? E che? Il record del mondo questo? No! Un bollacino, però. Va bellino però! È c'ha, di razza! C'è la fine colorata dietro, guarda, almeno, È da acquario questo! Sì. Un altro pesciolo piccolo! Ecco qua! Forse questo viene un pesciottino. Ho sgonfia la pressione. Un mafrone! L'ho tirato sul pianino proprio perché almeno riusciamo a rilasciarlo con la minor sofferenza possibile. Sì, siamo il robicciola, ora lo rilasciamo, anche questo ha mangiato al paguro. Queste canne ci divertiamo veramente tanto, stiamo pescando con tre canne diverse. Sì, abbiamo la possibilità comunque di vedere tutte e tre le azioni in pesca contemporaneamente. See.
You're rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her. Questo è un po' più interessante. Dovrebbe essere un pescettino un po' più bellino. Vedo che dà delle belle zuccate. Sono due. Coppiola. Toh. La pellini sti due pesci. Hanno mangiato su tutti e due gli ami alti, eh? Sul verme, sull'americano ha mangiato. Comunque siamo sempre su pescettini non troppo grossi. È una misura simpatica, diciamo. Guardate che bellissimi colori che hanno i fragolini di questo periodo, è quasi un oro. Poi questo qua particolarmente è molto nervoso, sta ancora tutto ingrifato con tutte le spine rialzate. La sua livrea molto bella, guardate che bocca interessante da grufolatore, che gli serve per andare sul fondo e mangiare i granchietti, tutti quei microorganismi che pullulano la parte bassa del fondale. Il paguro lo trovi un pochettino dappertutto, da 10 cm d'acqua fino a 30-40 metri di profondità. Se uno vuole, con maschera e pinna, mentre si fa il bagnetto su lungo costa, può fare una bella manicciata di paguri. Il paguro, stando dentro una conchiglia, tende a ritirarsi, allora il grufolatore lo attacca con molta voracità perché ha paura che lui si ritira nella sua conchiglia. Ah, ecco, Jacopo ha incannato, bravo. Non deve essere un paraco, perché comunque visto una bella mangiata, e... però non deve essere un pesce grosso grosso. Una saluta, guarda! Saluta? Una fanopellina. Mare rilevante, pesce tante. Mare. Anche questo è un altro bel fragolino d'Italia. Certo, non stiamo a livelli altissimi, però va bene. Qui purtroppo vedi la vescica natatoria si è gonfiata e non possiamo rilasciarlo. È già un bel fragolino. Un bollaggio. Sì, stiamo passando su una zona un po' con parecchio meno vita rispetto a prima. Prima su un fondale di 63-64 metri
c'erano delle belle marcature. Patticino ha colpito nuovamente e ha preso un fragolino di rispetto. De Bogone, no? Para come non è niente di... Vai, qui, anch'io sono su. Sì, sì, appunto. Abbiamo cambiato lenza, ci siamo messi praticamente con piombo scorrevole. Abbiamo visto che le ultime mangiate Gino l'ha avute con una lenza col piombo a scorrere. Perché prima stavamo pescando niente col piombo agganciato con la girella in fondo. Quindi adesso scendiamo nuovamente con una lenza differente e vediamo se riusciamo a fare qualche cattura. Qui stiamo utilizzando, questa è una rolling swivel della Colmich che ti permette di avere la struttura scorrevole. Qui puoi agganciare il piombo, cioè anche la facilità comunque nel cambiare il piombo, se ci accorgiamo magari che siamo troppo pesanti o vogliamo alleggerire o vogliamo appesantire anche in base alla corrente, con questo sistema lo possiamo fare in maniera molto comoda e veloce. Ho messo in fondo al moschettone, ho messo il bracciolo pescante, l'amo pescatore, di una sessantina di centimetri, e ci ho fatto una trillatura che ci permette di avere anche un po' di elasticità sulle zuccate del pesce, perché stiamo pescando su dei fondali che vanno dai 55 ai 70 metri e come avete visto stiamo utilizzando del Dyneema. Io ho il Vasta Red in bobina e ho visto che Jacopo sta utilizzando il nuovo Weeper. Ora andiamo giù, io sto pescando con 100 grammi. Mi sembra che anche Jacopo stia pescando con un centinaio di grammi, mentre invece Gino, che sta colpendo come un dannato, sta pescando con 20 grammi meno di noi, con un'ottantina di grammi. E questo, sai cosa ti dico? Mi incuriosisce, quindi calo anch'io di 20 grammi il piombo e vado un pochino più leggero. Avevo ragione. Beh, lo diciamo, eh? Pesciolino vicino, lo rilasciamo. Sì, ma pensa anche che questo è un pescino, eh? Dovremmo aver preso un pagelletto, comunque sono sempre quei pagelli, sono quasi tutti uguali, sono di quella misura lì. La velocità di scarocce è veramente minima, quindi Gino ogni tanto deve dare un colpetto di motore per dare un po' di trazione alla barca, però ci stiamo divertendo. Ho tirato sul piano gli ultimi metri proprio perché almeno riusciamo a rilasciarlo, visto che c'ha un'ottima vitalità. Vai! Se possibile, magari quando uno si accorge che il pesce è di piccola taglia, il recupero e soprattutto nella seconda parte è fondamentale, perché se lo stordisci troppo e lo rovini, spesso a volte è inutile anche rilasciarlo. Quello grosso te l'ho lasciato, che esca, che è economica, anzi gratuita direi, perché se c'hai un pochino di pazienza e te lo vai a fare anche con la maschera e col cannello, riesci a prenderne di diversi, che
sotto costa sono molto frequenti i ritrovamenti di quest'esca. Come ben potete vedere, stiamo pescando col multifibra. Io sto pescando con un Vastar. Un Vastar 4 capi, un multifibra con una ceratura che comunque permette una certa durata di questo prodotto. La ceratura permette al multifibra di durare anche un po' più a lungo nel tempo. È fondamentale nella pescata di oggi perché stiamo andando ad affrontare spesso fondali anche intorno ai 70 metri, quindi è necessario pescare col multifibra. Ci credete, ma tutto dipende dalla canna. L'Araton è una canna da fragolino, non ci sta niente da fare. È così. Oh, ma la volete smettere? Carino, l'amato molto bene al lato della bocca. Quindi vuol dire che ha mangiato velocemente, molto velocemente l'esca. Qui c'era il gambero. Il gambero risulta sempre essere un'ottima esca. Taglia 250 grammi sotto i 300. Abbiamo cambiato zona, Siamo tornati nel punto di stamani mattina dove abbiamo iniziato, perché comunque il pagello è un pesce che va cercato, siamo ancora nel periodo buono perché il pagello lo si cerca nel periodo che va da dicembre fino a aprile-maggio. Crediamo comunque che il periodo migliore per insidiarlo sia quello di dicembre e gennaio, soprattutto gennaio. Questo è piccolino, quindi siamo venuti su piano, riusciamo a rilasciarlo. Gennaio è il mese migliore. Il pagello è un ermafrodita proterogeno, un pesce che nasce femmina e poi diventa maschio con l'età adulta. Comunque questo lo si pensava fino a un po' di tempo fa, ma alcuni studi hanno dimostrato che esistono anche esemplari che nascono direttamente maschi. Oddio. Com'è tagliabile? Tagliabile a rilascio questo. Stiamo utilizzando tutte e tre canne diverse. Gino sta utilizzando l'Araton Pro, io sto pescando con l'Arial, una canna che ha due teleregoli. La cosa che mi piace tantissimo di questa canna è che ha due teleregoli, ti permette di pescare con 3,20 m e 2,75 m. La canna in totale è una canna che è lunga 3,70 m, però volendo c'ha tre lunghezze diverse. Jacopo invece sta pescando con la Galactic.
stiamo utilizzando tutti e tre delle vettine 10 mini con la tecnologia Sensitive Tip, che è una nastratura nella parte finale del cimino che lo rende molto sensibile e resistente, quindi alla boccata del pesce è un prodotto ottimo perché si vede molto bene la mangiata del pesce. Insomma, per alimentare un attimino la situazione abbiamo pensato di mettere in pancia due bollicine, un po' di birretta. Sinceramente si sta pescando, ma c'è una paranza, ci sta strascicando a mezzo miglio da noi. Oh, guardate qua! Chi vuole andare a traina? Il zuccherello! Chi vuole andare a traina? Ma anche la perchia! Guarda bella! Ma io ce l'ho buono, e questo va bene, Ma bella! Oggi mi fanno nero oggi! Se vogliamo commentare il pescatore che sta strascicando con la paranza dove non dovrebbe stare, o questo povero pesciotto che siamo riusciti ad ingannare con un bel gamberetto. Cestinale, anche questo ha mangiato nella parte alta e l'abbiamo ingannato, e lo abbiamo ingannato con un bel gambero. Esprimo la mia grossa felicità nel parte di tutta la situazione, perché giornate di pesca con amici, soprattutto amici nuovi come Gino, una splendida persona per quel poco che lo conosco. È la prima volta che io pesco con Jacopo, che pesco con lui, con il quale ho anche intrapreso un viaggetto. Ora lui la fa grossa, però. E siamo venuti, mi è venuto a prendere a casa a Quercianella, a Livorno, e insieme siamo venuti qua. Non lo volevo far stancare, lo volevo fare riposare bello fresco per vedere l'azione, e però non mi può far vedere i trucchi, secondo me ha paura mi dia anche io in Natale, Io oggi ho voluto provare il nuovo Braided in casa Holmich, il Whipper. La famiglia Whipper di Trecciati è composta da due modelli, un modello ad 8 capi ed un modello a 4 capi. E della famiglia Whipper abbiamo due tipi di colorazioni, il grigio, che è quello che sto utilizzando io adesso, e l'arancione. È un trecciato che è nato più che altro per la pesca al lancio, perché ha una ceratura veramente ridotta, è molto morbido e favorisce bene il lancio, quindi viene utilizzato per il mare, per la pesca a popping, e comunque è un filo che viene utilizzato tantissimo anche per lo spinning. Utilizzando questo trecciato oggi mi sono reso conto, rispetto magari anche altre volte, usando questi 8 fili si sente veramente un'abrasione, un rumore veramente lieve sugli anelli, ed è anche molto piacevole poterlo utilizzare. L'ultimo pesce l'ho preso io, una boghetta, questa è perfetta per il San Pietro, per innescare, ma avevo fortuna anche lei a questo giro, dai, vai. Gino, io mi sono divertito, oggi sono stato bene, è stata una bella giornata di pesca passata in compagnia degli amici, quindi il tempo ci ha assistito, perché se si pensa è siamo a marzo, inizio primavera, si sta. Ora chi c'ha il fisico riesce a stare anche qui. È la birra! A mezze mani, quindi è la birra. La giornata è stata, come ha detto Jacopo, bella. Il tempo si è rimesso alla grande. Io ringrazio sia Jacopo che mi ha portato fino a qua,
e il nostro amico Gino che ci ha invitato in questa bella esperienza nel Parco del Circeo, una zona meravigliosa dove comunque sia qualche pagella è uscito, ci siamo divertiti, ma so che in questa zona si possono fare catture anche più interessanti, insomma qualche giorno fa hanno fatto una garetta qua nella zona e sono usciti anche dei pagelli, qualcosa anche sul chilo, insomma, quindi la zona è positiva. E niente, io le paranze che ci strascicano stanno continuando a strascicarci d'intorno. Quindi se anche con queste problematiche riusciamo ad avere un mare pescoso, vuol dire che veramente stiamo in un posto baciato dalla fortuna. Sì. Per ora io ho un sogno nel cassetto. Io voglio andare a pescare là, in quell'isola là. Mi ha detto che te hai in casa a Ponza, che conosci molto bene, e che ha dei fondali meravigliosi, si può fare tantissimi tipi di pesche. La prossima volta che ti vengo a trovare mi porta a pescare a Ponza, va bene? Ci sono due perle, San Felice che l'abbiamo visitata e Ponza che quanto prima sarà la nostra futura meta. Bene, grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie alla Gomi. Cioè, ci si vede in macchina. No. Tieni compagnia, non dormire. Grazie a tutti, alla prossima. Saluto. Siamo lì, capito? Si pescava col 22. Si pescava col 22 e si pensava di Faganzi, no? Questo scendeva col 30-31. Ci ha fatto neri. Zitto, si giravi, era sempre incannato. Una giornata trascorsa all'insegna dello sport, del divertimento e dell'amicizia. A Jacopo e Valerio vogliamo dire buon viaggio per il loro rientro in Toscana. Mentre a Gino, diciamo che è proprio fortunato ad abitare a San Felice Circeo.